stato detto da più parti che l'amministrazione, come dire, ha voluto approvare o provare ad approvare questo PGT soltanto per motivi, come dire, di campagna elettorale. Lei è d'accordo con questa affermazione? Ma più che per motivi di campagna elettorale, direi che loro sono arrivati a ridosso dalla campagna elettorale per tutto il tempo che hanno perso prima. A nostro giudizio il tempo che è stato perso non è stato perso perché mal impiegato. È stato tutto circoscritto a dinamiche interne alla maggioranza, probabilmente alla costruzione o alla ricerca di equilibri che non c'erano. In una logica, che dire spartitoria magari potrebbe anche essere parzialmente ingeneroso, però sicuramente in una logica che non è andata nel senso del bisogno dei cittadini e della città. I cittadini di questo PGT non sanno nulla. Lei come giudica la frattura che si è venuta a creare fra il PDL e la Lega? Pensa che sia dovuta proprio, come dire, parlando proprio nel merito del PGT, oppure sono motivi che esulano dal PGT stesso e hanno voluto in qualche modo allontanarsi alcuni membri della maggioranza per cavalcare l'onda del successo? Ma io penso che i motivi sono anche un po' preesistenti, insomma, faccio fatica a leggere o a dare interpretazioni di cose che non capitano a casa mia, no? Che capitano in altri partiti e in altre organizzazioni. Però si legge, si vede e si nota che al di là del PGT c'erano comunque delle frizioni, delle divisioni interne, peraltro in una maggioranza che alla luce dei fatti però è sempre riuscita a trovare un compromesso, no? Il PGT diventa, essendo un fatto estremamente importante nell'amministrazione della città, un motivo ulteriore di contrasto. Poi la vicinanza delle elezioni porta a smarcarsi, a giocare allo scaricabarile, ma non è possibile che questo gioco possa avere buon esito, perché non sono solo 5 anni di governo, sono 19, 17, 18, 19 anni di governo dell'attuale maggioranza che gioca a suo sfavore. Cercare di sganciarsi oggi o di fare dei distinguo, l'hanno fatto questo, l'hanno fatto quegli altri, non ci crede più nessuno, oltretutto è disonesto, rimarco, disonesto da un punto di vista politico. Qual è la cosa che più le ha dato fastidio leggendo i documenti relativi al PGT? Cioè, se lei potesse intervenire su questo documento, che cosa cambierebbe in primo luogo? Ma allora, il documento è di difficile lettura, io do atto che tutti i documenti, anche forse quelli non strettamente obbligatori, sono stati pubblicati sul sito del Comune, però secondo me con una logica troppo, come dire, di adempimento burocratico. Provate ad andare sul sito del Comune a scaricare uno di questi documenti come cittadini normali e poi cercare di capirci, non avete una visione di sintesi e vi perdete immediatamente, il che corrisponde ad un giudizio molto preciso su questo tipo di informazione: nulla. Noi lo riteniamo assolutamente non adatto a questa città, che già si è trasformata in questi ultimi anni in maniera peggiorativa e rischia con questo PGT di peggiorare ulteriormente. Noi non crediamo che sia necessario occupare tutto questo spazio con nuove costruzioni, con nuovi abitanti, con necessità poi di intervenire pesantemente sulle infrastrutture, oltretutto in un PCT dove le infrastrutture, ergo per esempio strade, non hanno, tranne la tangenzialina che peraltro serve a risolvere un piccolo pezzo della problematica, anche se importante per gli abitanti di Caltuasnago, è l'unico presente. E io penso invece che il PGT a Cantù debba essere rivisto anche specialmente dal punto di vista della viabilità, perché Cantù non può più essere attraversata la direttrice di traffico e specialmente di traffico pesante. La necessità di metterci mano implica una visione di una città del futuro che questa maggioranza dimostra assolutamente di non avere.